un'altra grande figura che ha caratterizzato questi anni napoletani, vale a dire Osimhene. I plausi che sentite sono ovviamente anche per gli striscioni che vengono esposti in curva B al ricordo di un ragazzo che evidentemente non c'è più, Luciano Rececconi. Intanto c'è adesso una partita che è iniziata e quindi che vi andiamo a raccontare, che cominciamo a raccontare con il Napoli in possesso del pallone sulla corsia di destra di Lorenzo, va da Lukaku, spalle alla porta, si gira immediatamente McTominay, attenzione, destro! Ha segnato il Napoli, Scott McTominay, il clan ha portato in vantaggio la formazione di casa dopo 25 secondi, incredibile il movimento di Di Lorenzo a cercare spalle alla porta Lukaku, il quale si è girato e ha trovato il corridoio giusto per il giocatore scozzese, anche lui fortissimamente voluto da Antonio Conte, si è portato il pallone sul destro saltando il primo avversario e poi fulminando con un diagonale imprendibile a Odero, insomma un grande il pacchetto arretrato a dirigere adesso le azioni offensive del Como, ci pensa Moreno dalla corsia di sinistra, viene incontro Nico Pazza, si libera di Lobocca, servito lateralmente Sergi Roberto, strepezza al limite, parte il tiro, rete, il pareggio del Como, esattamente al 43esimo minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale al Diego Armando Maradona di Napoli, una rasoiata imprendibile quella di strepezza, un diagonale da destra verso l'angolo più lontano, rasotella, collo esterno pieno a cercare e a trovare l'angolo più recondito della porta napoletana, lì dove Caprile non può arrivare, e il Como raggiunge al 43esimo il meritatissimo pareggio con strepezza, Napoli 1, Como 1. Meritatissimo assolutamente, erano diversi minuti che vi raccontavamo di un vincolato alla linea di sinistra. Ruba palla il Napoli, attenzione Lukaku in area di rigore, poi cade a terra, calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Napoli, c'è stato un fallo, fallo ai danni di Olivera che aveva rubato il pallone, aveva cercato l'incursione all'interno dei 16 metri, immediatamente Romero Lukaku fermato all'ultimo momento, poi alle spalle di Olivera è arrivato un giocatore del Como che lo ha messo giù prima che l'uruguaio potesse andare a calciare verso la porta di Audero. Quindi Sergi Roberto, calcio di rigore in favore del Napoli, atterramento di Olivera ad opera di Sergi Roberto, il calcio di rigore della cui trasformazione andrà ad occuparsi Romero Lukaku, che sistema con cura il pallone sul dischetto, andrà alla conclusione con il piede sinistro, la sinistra della nostra postazione, la rincorsa del belga poco all'interno dell'area di rigore del Como, Lukaku contro Audero, sta per partire la rincorsa di Lukaku, passi brevi, il sinistro, rete, ha segnato il Napoli, big rom Lukaku, porta in vantaggio la formazione azzurra, esattamente all'ottavo minuto nel corso della ripresa, precisa la sua trasformazione centrale cercando appunto il tuffo battezzando un angolo del portiere della per Fadera sulla corsia di sinistra in area di rigore, Fadera prova attraverso lì in mezzo, Olivera a chiudere la diagonale della sinistra verso il centro, Lobotka la caccia del pallone, anticipa di giustezza Nico Pazzo, Lobotka gran giocata poi con il lancio a sinistra per Caraschelia che può avanzare palla al piede, ancora contro Van de Bert in area di rigore, si accentra ancora Caraschelia, sterzata, palla sul sinistro, ancora spinto, l'arbitro dice che non è calcio di rigore, si infuria la panchina del Napoli, si infuria il Maradona, l'arbitro che lascia proseguire il gioco, il Como che è già con Nico Pazzo a superare la linea mediana del terreno di gioco, 19 minuti sul cronometro nel corso della ripresa, Diego Armando Maradona, il 2-1 del Napoli sul Un Como che però non si dà per vinto, e Fabregas che va a dire qualcosa al quarto uomo nella mentele del tecnico del Napoli Antonio Conte, nel frattempo con Van der Beek tra i fischi del pubblico dello stadio di Napoli, in tutta fuori grotta con Nico Pazzo che manovra la sfera, si ferma improvvisamente all'altezza dei 40 metri, distribuisce per Sergi Roberto, largo rimane strepezza, dato corto dell'area di rigore da puntare l'avversario, si tratta di lui veramente per la sua sinistra, appoggia ancora per Nico Pazza, una finta, un tentativo di andare via Lobotka che lo ferma magistralmente, partita monumentale di Stanislav Lobotka che poi viene atterrato dall'avversario e guadagna un calcio di punizione. È il secondo pallone che ruba Lobotka. Che dà Vigile Urbano, riesce a smistare nuovamente per Lukaku, gran palla, ne resta avanti alla porta, sinistro! Il terzo gol del Napoli, Neres al 41esimo, giocata sontuosa di Big Rom Lukaku a tagliare la difesa del Como con una verticalizzazione di rara precisione e intelligenza che ha messo davanti alla porta il numero 7, non ha perdonato in uscita Odero con il piattone sinistro, ha depositato alle spalle dell'estremo difensore del Como un gol che potrebbe significare tantissimo in questa sfida. Napoli 3, Como 1, ha segnato Neres. Hey.